Hanno aderito da tutta Italia, isole comprese, ma anche dall'estero, i giovani musicisti iscritti al primo concorso internazionale per strumenti a fiato Città di Fano. Ed ora l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Arte e Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è pronto ad entrare nel vivo. Infatti, dei 33 concorrenti che hanno partecipato al bando riservato ai giovani clarinettisti, ne sono stati selezionati 16 in via telematica. I finalisti si esibiranno dal vivo venerdì 17 e sabato 18 alla Pinacoteca San Domenico. Al termine delle audizioni, aperte al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30, verranno decretati i tre migliori, che poi si esibiranno domenica alle 17.15. Per partecipare è necessario avere il Green Pass. Questo è un concorso internazionale, quindi Fano per qualche giorno, per quanto riguarda il settore dell'arte, è al centro appunto dell'attenzione a livello internazionale, perché è stato deciso di indire appunto questo concorso di strumenti a fiato a favore dei ragazzi, e quindi per fare una selezione dei giovani al di sotto dei 35 anni, quindi per cercare di scovare nuovi talenti. I musicisti selezionati, 7 ragazze e 9 ragazzi, hanno un'età media di 23 anni. Tra loro ci sono anche un finlandese, un greco e uno spagnolo. L'intento degli organizzatori è quello di proseguire nei prossimi anni, ma cambiando il tipo di strumento. Valuterà i partecipanti una giuria di prestigio. Io sono il presidente di giuria, poi c'è Fabrizio Meloni, che è il primo clarinetto della Scala di Milano, Enrico Maria Baroni, primo clarinetto dell'Orchestra Nazionale di Torino, della RAI di Torino, Orchestra Sinfonica. Poi Giuliano Giuliani, che è qui vicino a me, che è stato 40 anni primo ovo del Teatro Comunale di Bologna e il vice direttore del Conservatorio di Pesaro. Questa valutazione la faremo da domani ai 16 che sono andati in finale, e ne faremo 4 al mattino, 4 pomeriggio per 2 giorni, e domenica poi proclameremo i 3 vincitori. Da sabato mattina alle ore 11 fino a domenica, all'ingresso della Pinacoteca ci sarà anche un'esposizione curata da Buffet Crampon, l'azienda francese leader mondiale nella produzione di clarinetti. Sarà presente anche un esperto che spiegherà ai partecipanti e ai curiosi la storia e le caratteristiche di questi strumenti musicali a fiato.